sono tante cose belle in questo Sanremo. La cosa bella che ha detto Amadeus è vera. Io non sapevo dei partecipanti, nessuno di noi lo sapeva, per cui sapere di Mahmood, Diodato, tantissimi amici. È vero che lui non ha bisogno di super ospiti, ha fatto dei super ospiti, dei gareggianti, ma la gara l'ha eliminata in qualche maniera. Sì, Anche quello lo questo è il sapevo. pregiudizio che ha eliminato. Tu non ci andai perché non potevi mettere a ridere. Tanto non ci vinciamo, va bene. Cioè, non so come dire. Spero che vincano dei ragazzi giovani che hanno 20 anni come Negramaro da fare. Non è quello. Tanto a giugno andiamo a suonare nei nostri posti. La nostra musica per noi è la vita che è stata e la vita che sarà. Sanremo fa parte in maniera bellissima e meravigliosa di questo percorso, però magari per dei ragazzi potrà essere veramente come all'epoca per noi un trampolino di lancio, quindi su questo siamo sereni. Però è vero che sono riusciti a fare del brand Remese un posto in cui non ti senti in gara, cioè all'epoca non volevamo, non eravamo capaci di sentirci in gara e non volevamo sentirci capaci di essere in gara. Perché erano tutti giganti, da Gigi D'Alessio a Rengo, tutti grandissimi, noi piccoli, Scalmanati e Neri, tipo Calimero, io come Randaggio. piccolo Calimero, piccolo e nero come Calimero. E oggi ci sentiamo uguali, eh. Cioè, comunque ci sentiamo che c'è la voglia di andare a Sanremo dopo la richiesta di Amadeus di averci in gara. E la nostra risposta con solo quel brano, nonostante stiamo già lavorando a Berlino, al nuovo disco, c'è tanto da fare e ci sono tantissime canzoni che avrebbero potuto metterci in crisi, no? Personalmente, e tutti e sei sulla scelta, ma anche con disco, tutti convinti su quel brano. Cioè, quando Amadeus ci ha voluto, abbiamo detto: noi vogliamo dire questa cosa, come quando fu con Mentre tutto scorre. Mentre tutto scorre. Caterina Caselli fu capace di toglierla a Mina, cioè perché da pazzi dicemmo: Caterina, sai, noi pensiamo di voler andare a Sanremo, ma come? Abbiamo fatto tutto un lavoro underground, indie di all'epoca, no? L'indie, quello proprio cattivo che mai, no, mai sia avere l'occhiale da sole, invece l'occhiale da sole ce l'ho, no? Per dire, era tutto sbagliato e dicemmo: noi vogliamo andare con Mentre tutto scorre. Ah, e come facciamo? Mo' c'è la mina. Quindi Caterina ha fatto tutto una manovra proprio di convincimento, è stata bravissima, grazie a Mina, grazie al fatto che non me l'abbiano mai fatta sentire, perché se non avrei detto no, non la faccio, dopo che canta Mina Mezzo Tutto Scorre, non è che mi sarei messo a cantarla. Caterina non me l'ha mai fatta sentire. Lei c'ha la versione, vi prego di convincerla, perché a me non me la fa. All'epoca, secondo me, non me la fece sentire perché sennò diceva non cantare più, zitto. E quindi disse vabbè. E quindi fu ambiziosa la cosa. Questa volta è la stessa maniera, cioè voler condividere una cosa che comunque sembra classica, ma non lo è. Cioè, se togliete la mia voce che è ingombrante, sempre, lo so, ingombrante, ho una voce che mi piacerebbe essere più rarefatto e leggero per far emergere di più tutto il lavoro che facciamo sulla musica. Lascia stare. Però questa canzone ha delle referenze che per noi sono incredibili, cioè dagli M83 a veramente Battisti, a Lucio Dalla, alle band di Nuove Generazioni, agli U2 per quanto ci riguarda, c'è un po' una sintesi di tutta la nostra anche musica e dei nostri gradimenti, dei nostri ascolti, cioè parte da un solo, da un piano e voce potrebbe sembrare un po' lo stilema di Solo per te, fino ad arrivare a Nuvole e Lenzuola, passando per le versioni nuove che il teatro ci ha dato in questi ultimi 2 anni in cui abbiamo fatto una tournée in Europa, e ci ha dato tanto perché abbiamo capito qual è l'essenza vera della nostra musica e forse ricominciamo tutto, e la sintesi anche di tutta questa esperienza live. Io trauma. Sì, un po' trauma, un po' da trauma effettivamente. Beh, sia per l'orario tardi in cui abbiamo suonato, c'era questa poca attenzione anche ai giovani, il problema che ci ha preso
perché poi ci si mette tanto tempo a prepararsi per quell'esibizione. Quando succede una cosa del genere hai 30 secondi per riprepararti a doverlo rifare, veramente era da panico, quindi è stato al limite del trauma veramente. Però tutto sommato dall'eliminazione che c'è stata subito a poi il giorno dopo scoprirsi un po' così in bocca di tutti, eravamo in tutte le radio, tutti ci cercavano, quindi fu un'esplosione che in qualche maniera ha compensato quell'incidente della sera prima, e quindi è stata per noi quella una grande vittoria. Tutto sommato lo ricordiamo come uno dei tanti tasselli che hanno fatto parte di questa nostra storia. Spesso ci chiedono qual è stato il passaggio che ci ha portati al mainstream. Effettivamente non ce ne sono stati, sono sempre stati dei piccoli gradini, però sicuramente quel passaggio a Sanremo è stato molto molto determinante per la nostra carriera. E comunque a parte il trauma, lo conserviamo con un bellissimo ricordo. Ricordo incredibile, scesi dal palco, c'era Caterina Caselli, felicissima, e di fianco a lei c'era... Caivano, forse avete capito che sta succedendo, il pezzo è fantastico. Cioè noi da bambini musicali, cioè proprio da quelli che... stavano capendo che cosa fosse successo. In realtà ci siamo ritrovati una gigante Caterina Caselli. Io personalmente, Caivano, credo che sia il De André romano, l'ho sempre detto, lo dico da almeno 20 anni, da quando posso avere una parola per lui. E quella fu un'emozione che io ho ancora impresso, cioè perché siamo scesi da quella cosa e non capivamo se fosse una delusione o un sogno. E anche scesi da quel palco, diciamo, trattati anche in una maniera come, non solo i negri, ma i giovani erano trattati all'epoca, vi ricordate benissimo, non è che la nuova generazione si aspettava Sanremo giovani, dai, su. Cioè nessuno si aspettava la grande novità. Però abbiamo vissuto un sogno in quei giorni, perché poi grazie a voi, tra l'altro, ieri proprio sono stato in studio, ho rivisto il premio della critica, mi ricordo la telefonata mia, mio padre, che non c'è più, a cui vorrei chiamare, non quest'anno, ma mi toccherà chiamare Stella, cercando di spiegare che è stato bellissimo. Mio padre mi avrebbe capito un po' di più. Però in quell'occasione fu bello sentirlo. E lui, mi ricordo che, siccome ci chiamò Caterina di notte, Filippo, per dirci che avevamo vinto il premio della critica stampa, TV, allora lo dissi a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, che adesso lavoravano con noi, sono management, avvocati, però all'epoca erano ancora giovani come noi, presero un aereo e non arrivò mai a destinazione perché fu bloccato dalla neve, perché avevamo vinto il premio della critica, cioè era successo una cosa stupenda, per cui mi mancherà un po' chiamare mio padre quando vinceremo il... Scherzo. No, mi piace, comunque tutto questo ricominciare tutto, forse solo lui manca.